Allora, ragazzi, benvenuti a tutti e due, ai primi tifosi, vi seguiamo, vi facciamo un in bocca al lupo per questo campionato, speriamo che la città di Napoli abbia il lustro che merita sia dal punto di vista della pallanuoto che da quello del calcio. In bocca al lupo. Qui ricambiamo e siamo qui per darvi anche forza e sperando che possa essere un anno positivo per entrambi, quindi in bocca al lupo anche a voi. A posto. Io? Abbiamo comunque, siamo stati negli anni sempre ai primi posti, importanti, abbiamo comunque personaggi che hanno fatto la storia anche della pallanuoto italiana. Siamo gente di mare, quindi siamo bravi nell'acqua e va bene così, è stata la storia, la nostra storia parla chiaro. Io volevo dire un'altra cosa, se possibile. Allora, prima di tutto, penso sia scontato che sono invitati ufficialmente a una delle nostre partite. Il giorno 16 abbiamo il derby, quindi se magari avete la... ovviamente dovete fare per noi perché giochiamo contro l'acqua chiara. Sì, quindi sono invitati ufficialmente a vedere la partita e poi un giorno vorrei fare una cosa che volevo fare da parecchi anni, penso che anche il circolo è d'accordo, una partita in acqua contro di loro e poi spostarci nel campo a giocare contro di loro in campo. Però noi almeno con le pinne, perché No, se no con arriviamo. le pinne, no. Facciamo prima una partita di pallanuoto e poi una partita di calcio. Domenica ci rivedremo con la fascia di capitano. Posso mettere a partire un